Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Partners in Time. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che siamo arrivati qui al santuario stellare. Guarda che splendido che è. E ora dovremmo affrontare una piccola serie di prove per poter aprire il passaggio e bla 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 bla. Voi non siete degni di passare, certo. Questo deve essere il portale del santuario Stella di cui ci ha parlato Stella Cobalto. Ciao. Pellegrini e viandanti, cosa cercate in questo luogo sacro? Oltre questo portale giace il sacro reame delle stelle, custodi di luce. L'accesso è riservato ai meritevoli e ai puri di cuore. Silenzio! Non ho bisogno di sentire spiegazioni. Necessito solo di una prova del vostro valore. Allora potrete passare. Tu, baffetto rosso, vieni avanti. Vieni qui di fronte a me. Non proferir parole e apri il tuo cuore. Va bene. Sì. Vedo. Oh, cosa? Impossibile. Fantastico, bene. Baffuto rosso. Sei onesto e coraggioso, sei pieno di virtù e di amore per il tuo fratello. Però ti consiglio di metterti a dieta, perché sei anche pieno di ciccia. Mangia meno bucatini della matriciana, anche se sarà dura rinunciare alla loro bontà. Metti a freno il tuo appetito, fai di più moto e continua a voler bene a tuo fratello. E con tutto il movimento che fa Mario, è incredibile che in realtà abbia il fisico che ha. Se lo farai, sarà la tua popolarità a essere immensa, non la tua pancia. Sì, io ti giudico degno di oltrepassare il portale e ti consiglio l'impepata di cozze. Va bene. Ora tu, baffuto verde. Eccomi. Bene. Cosa? Wow, e quello, ehi. Baffuto verde. Tu... Buona fortuna, ti servirà. Cioè? Silenzio! Cosa? Vuoi che ti dica di più? Se vuoi io parlo, ma mi sentiranno tutti, ne sei proprio sicuro? Rivelerò tutti i segreti del tuo cuore? Anche quello strano incidente e l'altra cosina? Oh cacchio, no. Allora te lo dico sottovoce. Per quel che riguarda i piccoli, so che il loro cuore è puro, quindi possono passare. Ciò significa che siete quasi tutti meritevoli. Solo il baffuto verde, non lo so, si è macchiato di certi atti poco nobili. Chissà cosa vi riserva il futuro. Potreste dover affrontare prove durissime, ma il baffuto verde si lamenta e piange come un bambino, pieno di paure. È imbarazzante. Non posso permettere che un individuo così miserevole attraversi il portale. Mi dispiace, ma non potete passare. Ci serve, dobbiamo passare per forma. Calmatevi. Se vi tranquillizzate vi dico cosa potete fare. A questo punto avete tre possibilità. 1. Vi arrendete, tornate a casa e vi fate una bella impepata di cozze. 2. Lasciate qui il baffuto verde e procedete senza di lui. 3. Andate alla ricerca del blocco Aurora, ovunque esso sia. E parlando un attimo delle opzioni, avrebbe anche senso la seconda, visto che basterebbe, sai, il blocco tubo. Lasciamo un attimo lì Luigi. Puff, blocco tubo, pluk pluk pluk. Luigi riappare. La scelta della strada da intraprendere è solo vostra. Seguite il vostro cuore. Vi starete chiedendo cos'è il blocco Aurora, vero? Preparatevi all'illuminazione. È un blocco raro, gli abitanti del Regno della Stella lo venerano sin dall'antichità. Ascoltatemi bene, se trovate e colpite il blocco Aurora, riconoscerò il coraggio e lo spirito del gruppo del Baffuto Verde. Allora avete dimostrato di essere tutti meritevoli e io vi lascerò passare. Arrivederci. Arrivederci. Luigi, dobbiamo trovare quel blocco. Ma se non lo facciamo come passi? Va bene. Va bene. Allora, io inizierei il giro dalla sinistra. Non mi ricordo se effettivamente ha un senso scegliere un percorso piuttosto che un altro, ma vediamo. Voglio vedere quanto riesco a fare. Purtroppo non sono bravo in questa parte, però
584, vabbè, che sono deboli a quell'attacco. E vabbè, ci sta. E abbiamo recuperato lo stesso fiore. Comunque, dobbiamo impegnarci se vogliamo fare bene quell'attacco. Bene. Abbiamo già recuperato. Allora, con calma, tu. Oh, i pidocchi. E ti pareva. Ti sta bene, pezzo di merda. Aia. Che male. Ste bombe fanno tremendamente male. Però loro sono deboli, quindi anche riuscendo a prendere un colpo, toh, vabbè, glielo restituiamo, muoiono e noi siamo felici. Dobbiamo salire a prendere tutti gli oggetti. Non mi va di lasciare roba indietro. Sapete che io, completista, il più possibile ovviamente. E per non sprecare io, bravo Mario. Lo sapevo. Pareppe pareppa pare 400, beh, come ho detto, forse questa è l'area migliore attualmente. Vabbè che lo dico, di qualsiasi area avanziamo, giustamente. Qualsiasi area è meglio della precedente per livellare. Io ti risponderò grazie al cazzo. È ovvio che ogni area è migliore della precedente. Ecco, fatto. E non c'è nulla, strano. Vabbè, proseguiamo. Il ritorno dei blocchis. Mi ha sparato uno schifino. Minchia, meno male. Io ho saltato totally random. Non mi aspettavo di evitarlo con Luigi. Vediamo se... Ok, un giro di salti di entrambi e riusciamo a farlo fuori questo. Io, beh, sto valutando ancora se... Se è una soluzione ottimale avere la spilla che abbiamo. Perché, allora, fa male. Perché fa male alla fine, soprattutto con gli strumenti fratelli. Riusciamo, dicevo, a infliggere buoni danni, soprattutto con quelli di salto. Con quelli di salto ce la caviamo più che egregiamente. Il punto è che, se però dobbiamo prendere tutti quei danni, non so più se vale la pena. Comunque, aspetta un secondo prima di proseguire. Fiori mix. Sconfiggiamo tutti i nemici. Oh, i pidocchi. Minchia, son 4. Ma se... Ah, ok. Qua ci crepo. Dai! Sto nemico è una merda. Sto nemico ad ora è il peggiore nemico che abbiamo incontrato. E anzi, ascolta, ne abbiamo così tanti, usiamoli. Non so che oggetto usa. Ottimo. Dai! Porca miseria. È andato talmente veloce. Fiore mix. Vediamo se... Ok, forse... Ok. Il fiore mix è sicuramente uno degli oggetti migliori. Però, santo cielo, sti tizi qua con le bombe fanno dei danni spropositati in base a quanto effettivamente loro siano scarsi, però. Cioè, sono dei nemici scarsissimi, eppure ti fanno un sacco di male con quelle bombe. Sono un filo ingiusti. Cioè, gli basta veramente un giro d'attacco per crepare. Neanche troppo. Eppure fanno
tutto quel male. Usiamo il trampolino. Tanto non lo useremo mai più, quindi. Tanto vale. Tanto vale usarlo, no? Più che altro il trampolino mi sembra l'unico strumento, fratelli, che non è influenzato dall'attacco della spilla. Perché facevano tutti 21 circa, 20, giù di lì. Mi sa che è l'unico strumento che non subisce aumenti di attacco. Allora, vediamo un attimo. Dobbiamo andare di qua. Quindi, facciamo la cosa più logica e facciamo così. Allora, penso che tra l'altro i bimbi possiamo lasciarli giù. Però, ti dico, facciamo così. No, sbagliato. Mettiamoli qui. Facciamo andare anche loro, che si sa mai. Mettiamoli qua. Allora, prima di andare dalla parte giusta, andiamo dalla parte degli oggetti. Ecco qua. Ok, un'ultra spora. Ecco fatto. E altre 100 monete. Che schifo, non ci fanno. Ora torniamo dai bimbi. Come ho detto, non serve sicuramente fare questa cosa che sto facendo, ma già che ci siamo, tanto vale portarli con noi, no? Ecco fatto. Tocca a voi. Uno e due. Eccoci qua. Qua c'è nulla? No. Proseguiamo. Che tra l'altro, se arrivavamo da qui, dovevamo fare un percorso simile. È indifferente quale percorso sceglievamo, quindi ho scelto il primo che ho preso e adesso tanto di là ci dobbiamo ritornare, quindi. Allora, vediamo. Lanciamo i bimbi. È indifferente quale dei due. No, dovevamo andare dall'altra parte, ti pareva. Allora, carichiamo Baby Mario di acqua. Non che me ne servano 9, però per sicurezza facciamo il pieno. Ecco, no, un po' più in qua, perfetto. Tocca a voi. Dai. Ah, non... Allora, a parte che non abbiamo fatto mai in tempo perché per qualche motivo la posizione di Mario... Allora, aspetta. Preso. Dicevo, la posizione di Mario si era spostata e non siamo riusciti a martellarlo. In ogni caso, ecco, finalmente, il blocco Aurora. Param pam param. E per raggiungerlo dobbiamo usare la forza di Mario, Luigi e i bambini. Che tra l'altro in realtà, se non ricordo male ora, quel blocco si dovrebbe dividere in 4 blocchi inferiori. Sai anzi, facciamo la cosa più logica, scendiamo con tutti... Liberiamoci dei nemici, poi vado a prendere gli oggetti. Ma sì, usiamo ancora il trampolino che tanto, come ho detto, non lo toccheremo mai più. Sia per il fattore che vi ho detto prima dei danni. Ho sbagliato, vabbè. Sia per il fattore dei danni che effettivamente per... il suo input che è molto più lento rispetto agli altri. E anche più imprevedibile, almeno con col fiore clone. Lo vedi chi sta arrivando e riesci a gestirtela. Allora, Mario, Luigi. Die. Ammetto che mi ha colto alla sprovvista. Ammetto che mi hai colto totalmente alla sprovvista, anche il bombardone. È un ottimo strumento per fare molto danno in un colpo solo.
Però, come ho detto prima, quando arriva il trampolino o quando arriva il fiore clone, gli oggetti precedenti diventano obsoleti, poco dannosi anche. Allora, vediamo, c'è ancora qualcuno? Monete? Trampo. L'ho finito di dire poco fa. Aia! Ok, mi hai colto alla sprovvista. Baby Mario, Luigi, Mario, Luigi. Però come ho detto, per fare danno a un solo nemico, tanto danno a un solo nemico in un colpo solo, vale ancora la pena di essere utilizzato. Forza, vieni qua tu. Let's go. Oh, i pidocchi. Eccolo. Questa mi esplode. Sembrava il suono di una nave. Queste cose in Bowser Inside Story e Superstar Saga non succedono, ve lo posso garantire. Uff, Dio mio, a pelo proprio. Beh, che culo. Vai di Fiore Mix, almeno li becchiamo tutti assieme. Questa tecnica non funziona bene in questo modo. Non bambini, bambini e adulti, adulti. Devo fare Mario, Mario, Luigi, Luigi. Se voglio farlo, se voglio fare così. E no, poi non riesco a cliccare bene velocemente con la sinistra. In questo caso è scomodo. Ok, bello. L'unico 4 che c'era. Però, fatelo andare bene. Altri nemici? Sa che li abbiamo uccisi tutti? No, forse c'è ancora uno? No, uccisi tutti, va bene. Allora, facciamo il giro. Questa volta solo con gli adulti. Ecco qua. Andiamo qui. Ah no, questa era la strada giusta, che stupido. Prima di qua. Ecco fatto. Un'ultra spora. Che schifo non fa. Vediamo da questa parte. Qui una tessera? Ci spero ogni tanto. Tessera fungo. Vediamo che cosa fa. Allora, tessera fungo. Ops. No. Tessera fungo A. Recuperi molti PPV quando usi i funghi durante la lotta. Vabbè, niente di eccezionale. Scendiamo di sotto e uccidiamo tutti gli altri nemici che ci sono in questa zona. Oh, i pidocchi. Sta bomba ha un tempismo del culo. Non riesco a prenderla mai in tempo. Crepa. Cioè sei più pericoloso tu che l'angioletto stronzetto qui. Quella bomba fa male. Fa un sacco di male. Che poi è colpa mia che ho la spilla che mi aumenta i danni. E per carità, lo so. Però cazzo. Che ti aumento. Bella. Bella. 4 di baffi. Che sono pochi. Cioè 4 non è il 5 e non è un 6. Mi scoccia che in realtà abbiamo punti veramente troppo sparsi. E mi sembra che questo titolo in realtà lo faccia un po' apposta. Cioè è vero che ti fa arrivare, a differenza di Superstar Saga, a numerazioni molto più alte. Ma mi sembra anche che quando dai un punteggio a un oggetto, cioè a una statistica, poi per riuscire ad alzarlo molto di più come prima,
deve passare veramente un sacco di livelli. Cioè, se adesso noi prendiamo il 6 sulla difesa, per dire, prima che otteniamo di nuovo un 6 ne devono passare almeno altri 3-4 livelli, mi sembra. Però quel 5 sicuro non mi fa schifo. Gigi, tu che cosa ti aumento? Anche a te un giro di difesa non ti farebbe schifo, eh? Però anche quel 5 di attacco, bello. Bravo Gigi, 100 di attacco, complimenti. Vieni qui anche tu. Va bene, tanto il vostro destino è segnato. Ho dei fiori di fuoco e non ho paura di usarli. Complimenti. Bravi, bei colpi. Questi sono i colpi che mi piacciono. Che tra l'altro l'abbiamo sconfitto con un solo giro di fiori, mentre prima che gli siamo anche saltati in testa non siamo riusciti ad ucciderlo. Cioè, fantastico. E allora, qui c'è un blocco. Basta, i nemici già finiti. Vediamo che cosa c'è. 100 monete, vabbè. Di qua invece un pantalone. 50 monete. Mentre invece qua sopra che cosa si nasconderà? Altre 50 monete? Vediamolo subito. No, dei gusci rossi, va bene. Io ho appena realizzato una cosa. Quello che sta succedendo con i bambini in realtà, vabbè che sono molto piccoli, secondo me magari neanche ricorderanno la faccenda, però in teoria Baby Luigi vedere se stesso da grande dovrebbe demoralizzarlo, o come succederà tra poco dovrebbe, parer mio, spronarlo a diventare una persona migliore. Poi sì, è lui, impressionante, questo è il blocco Aurora, siete stati bravi a trovarlo. Ora baffuto verde, mostrami come colpisci il blocco e ti giudicherò meritevole, nonostante le tue pecche. Ci penso io. Ma che? Ma che cacchio? Stai fermo! Dannazione! No, 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 non ci siamo. Di usare il cuore, vieni subito qui. Baffuto verde, mi senti? Devi ascoltarmi attentamente. Il blocco non l'hai portato qui tutto da solo, vero? Di chi è il merito di questa impresa, eh? Chi l'ha resa possibile? Scegli una tra queste tre risposte. Mari, bimbi, io. Mario? No, sbagliato, pensaci bene. Dimmi, chi l'ha resa possibile questa impresa? Scegli una tra queste tre risposte. I bimbi? Ma ci sei o ci fai? Davvero pensaci bene. Chi è stato a trovare il blocco Aurora? Scegli una di queste tre risposte. Nessuna. Insomma, basta. La risposta giusta è la 4. Tutti noi. È assolutamente ovvio. Ma come si fa a non sapere una cosa del genere? È inconcepibile, è assolutamente deplorevole. Cosa? Ti ho detto di scegliere tra queste tre risposte e basta? Mi stai dicendo che manca la risposta numero 4? Bugiardo! E poi dovevi arrivarci da solo. Vedi? È questa tua mania di dire bugie e travisare i fatti che ti metti sempre nei guai. Lo capisci che devi tutto al lavoro di gruppo? Lo capisci che fai parte di una squadra? Non ci vuole un genio a capirlo, ma tu ti sei rifiutato di scegliere la risposta 4. Tutti noi. E oltretutto mi hai mentito. Sono esterrefatto. Se continui così, farai poca strada. Passerai la vita in solitudine. Ricordati di queste parole. Pescatevato! Cosa? Mi stai dicendo che io ho mentito? Beccati questo, stronzo! Mi stai dicendo che Luigi non ha fatto nulla di sbagliato? Incredibile. Voi siete davvero fantastici! Siete proprio dei bravi fratelli! Su, baffuto verde, ora puoi smettere di piangere. Alzati e guardami, stavo solo facendo un po' di scena. Baffuto rosso, sei andato alla ricerca del blocco Aurora per amore del tuo fratellino. Hai affrontato molte difficoltà per aiutarlo. I tuoi sentimenti nei suoi confronti sono nobili e puri. Che bravo fratello maggiore, sono commosso.
Baffuto verde, perdonami per tutto quello che ti ho fatto passare. Ora conosco la verità. Il tuo cuore è un diamante, è meraviglioso e brillante, ma ha molte sfaccettature. Ogni tanto ha bisogno di una lucidata, ma è prezioso per i tuoi compagni d'avventura. Guarda avanti con coraggio, avrai sempre il mio supporto. Bene, potete passare, non ve lo impedirò. Dunque, Baffuto verde, colpisci il blocco. Fallo con tutto il cuore. Ci penso io. Bene, bravissimo! A proposito, il blocco Aurora cambia forma e diventa delle stesse dimensioni del cuore di chi lo colpisce. Eh? Aia! Luigi! Luigi! Peekaboo! Peekaboo! Ora, senza ulteriori indugi, che si apra il portale. Che la strada da percorrere vi porti alla felicità. Mi ha fatto ridere quella parte. Non ci sono nemici qui o sì? Boh, chi si ricorda. Però fagioli anche fra le stelle. Fagioli stellari. Allora, qui c'è nulla, qui non c'è nulla, qui non c'è nulla. Qui altri fagioli. Ecco qua, quanto siamo? 50? 41. Vabbè, potrei prendere un'altra spilla di quelle rischio. Potrei, ma non dovrei forse. In ogni caso, eccoci qua. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.